Buongiorno, benvenuti in un nuovo vlog, in questo caso il primo vlogmas. Quanto mi siete mancate, ragazze? Tantissimo, però avevo bisogno di una pausa. Perché i vlogmas sono molto impegnativi, farli tutti i giorni o quasi, perché può capitare anche che si salti un giorno, però insomma è molto impegnativo editare un video al giorno, quindi mi sono presa una settimana per dedicarmi alla casa, alla famiglia, insomma a tutto quello che sta intorno. Benvenuti in un nuovo vlogmas. Sembra ieri che ho fatto i vlogmas, ma è già passato un anno, incredibile. Comunque, stiamo per aprire il calendario di Federico, quindi adesso vi mostriamo la casellina 1. Dov'è la 1? Qua. Vai, vai. Aspetta. Oggi è il primo dicembre, quindi si iniziano i calendari dell'avvento. Fatemi sapere se anche voi avete un calendario dell'avvento, quale avete, cosa avete trovato nel numero 1. Io sono una curiosona. È bello. Sembra un mezzo ovetto. Ah, un ovetto intero, che carino. Fa vedere. Bello, quei pacchettini, adesso te lo mangi. Ma vediamo un po' dentro come è fatto. È un classico ovetto. Vediamo dietro se ci sono i gusti. Sì, se ci sono. Allora, quello blu e quello semplice, come l'ovetto Kinder. Cioccolato e latte. Tra l'altro stiamo sfruttando tantissimo in questi giorni questo miele che vi avevo indicato in super offerta al Bennett. Non so se... carino. Buon appetito. Una super offerta, avevo trovato a 5 euro anziché 11 euro questo miele gigante, e vedete che lo stiamo utilizzando tantissimo perché Fede, ahimè, è stato malissimo. Quindi questa settimana di vacanza ho fatto, diciamo, l'infermierina al mio bimbo, ma adesso vi racconto. Qua c'è l'angolo delle medicine, in realtà non sono neanche tutte perché manca, vabbè, l'aerosol l'ho messo via. La tachipirina anche l'ho messa via perché grazie a Dio è un paio di giorni che febbre non ne ha più, però qua c'è l'angolo, l'angolo farmacia, insomma. Adesso che ho sparecchiato, sistemato la tavola, vi posso anche raccontare in breve cosa è successo in questa settimana. Non ci sono stati avvenimenti particolarmente importanti, anzi non ho praticamente visto la luce del sole perché, come vi dicevo, ho fatto, diciamo, tante coccole, cure al mio ometto perché è stato male. E ha iniziato a stare male in realtà da mercoledì scorso, quindi è una decina di giorni che è a casa da scuola e proprio se l'è presa bene perché è una bronchite vera e propria. E ha già fatto due controlli dalla pediatra, che tra l'altro è bravissima, siamo molto molto fortunati, e niente, gli ha dato tutte le cure del caso, quindi avete visto lì c'è l'angolo farmacia, ma non è solo quello perché c'è appunto l'aerosol, la tachipirina in caso di febbre, che grazie a Dio è un paio di giorni che non ha. Sono andata anche alla riunione della scuola individuale, quindi mi hanno detto che insomma è bravissimo, che va tutto bene, e mentre mi sono fatta dare i compiti perché ho detto così non si annoia, più che altro non si ritrova lunedì che è rimasto indietro, insomma, quindi hanno dato degli esercizi che lui prontamente ha già finito due giorni fa perché voleva farli tutti, e vabbè, meglio così. E finiti tutti gli esercizi, e così lunedì arriva pronto, insomma. L'antibiotico anche sta prendendo, che deve fare fino a domenica sera, e poi ci si ferma con l'antibiotico e speriamo che insomma non ritorni più. Ha preso proprio probabilmente un colpo di freddo, poi escono da questa scuola comunque accaldati e poi fuori adesso inizia a far veramente freddo. Avrà preso un colpo di freddo. Comunque tutto bene quel che finisce bene, e lunedì tornerà a scuola. Io non so neanche più come sia il cielo, cioè ragazze, l'altro giorno sono dovuta uscire per prendere le medicine, siamo usciti ovviamente per andare dalla pediatra che comunque è molto vicino casa,
E quindi mi sembrava di essere in un mondo veramente, cioè, è talmente tanto che ero chiusa in casa che, oddio. Poi tra l'altro tutta questa settimana io devo fare un sacco di esami in questa settimana per la gravidanza, quindi rimanderò tutto a questa che viene per forza, è l'ultima settimana che ho di tempo, quindi deve tornare a scuola, io devo fare quegli esami. In caso, insomma, mi farò aiutare. O in caso quando Ricky è a casa al mattino andrò da sola a fare gli esami. Bene, detto ciò, ho un pochino di cosine da farvi vedere, quindi vi porto con me in camera da letto perché ho tenuto tutto lì pronto per mostrarvi che cosa mi è arrivato. Aspettate che apro perché è un po' buio. Allora, intanto, aspettate che sposto i capelli, vi faccio salutare la piccola Alessandra che è e qui sempre più diciamo ingombrante. Sì, la pancia palla cresce, adesso la chiamerò la pancia palla e con i suoi pom pom, ecco, sentite la tossina di Fede e niente, quindi siamo sempre più voluminosi. Questa settimana devo ammettere che è lievitata tanto, me ne sono proprio accorta anche io che mi vedo tutti i giorni, quindi è proprio molto più palla. Comunque, detto ciò, ho messo là nell'angolino due pacchettini che mi sono arrivati, non sono collaborazioni, sono ordini che ho fatto io, comprati, pagati e tutto. E adesso vi mostro tutto. Ho detto li metto lì così quando inizierò i vlogmas li mostro alle mie stelline, quindi vado a prendere tutto. Allora, il primo è un ordine che ho fatto, praticamente il mio unico acquisto col Black Friday. Sono stata molto molto brava quest'anno e ho fatto un ordine su Kiko Shop, quindi sul sito della Kiko c'erano un sacco di offertissime veramente, infatti sono stra contenta. Allora, vi mostro, ho tutte cose utili ovviamente, però cose che mi servivano per la bimba quando poi arriva e quindi ho approfittato del Black Friday in questo modo. Allora, intanto ho preso questo maxi, super maxi direi pacco, da 120 pezzi, c'è scritto qui, di coppettine assorbilatte, queste qua appunto per le perdite di latte da mettere dietro al reggiseno. E qua avevo un paccone enorme, se mi ricordo vi dico i prezzi, ma l'ho pagato veramente poco, credo meno di 10 euro e ce ne sono 120 pezzi. Poi ho preso un kit di medicazione ombelicale, anche questo qua l'ho pagato pochissimo ed è valido per una settimana di cambi. Vedete che c'era scritto proprio adesso qua, non è scritto, scusate il fiatone, ma se mi piego anche al respiro. Questo qua c'era proprio indicato che dura una settimana circa, quindi contiene 14 compresse pretagliate per ombelico, 7 bendarete ombelicali e insomma così anche di questo sono a posto per la prima settimana. Questo conveniva tantissimissimo, sono 216 salviette, le ho pagate solo 3,99 euro. Ce ne sono tre pacchi e sono quelle 0% parabeni, insomma senza niente, né alcol né sapone, insomma da tenere per quando uno esce, quando uno è particolarmente di corsa e non riesce magari a utilizzare acqua e insomma prodotti più naturali possibili, ecco, quindi comunque sono da avere. Poi biberon non ho resistito. Devo ammettere che questo non l'ho pagato poco, Questo qua è stato quello che ha fatto fare un po' più cifra all'ordine. L'ho pagato sui 9,90, mi pare 9,90, però mi piaceva troppo, ragazzi, cioè con questo cuoricino lilla, viola. Questo qua poi ha il 96% di accettazione da parte del neonato alla suzione, facile passaggio dal seno al biberon. Quindi magari se devo tirare il latte, queste cose qua da tenere nella sua borsa per quando si esce, insomma, l'ho trovato molto molto carino, guardate che bello. Mi ha colpito tantissimo, anche Riccardo è piaciuto da morire, quindi l'ho preso. E poi la chicca delle chicche. Il primo beauty della piccola Alessandra, guardate che carino. Allora, dentro ha
questa borsettina che si può aprire e diventa, aspettate che c'era una foto, eccola qua, si può aprire e diventa così, quindi si può appendere magari al lato del fasciatoio, per esempio ci potrei mettere magari anche qui sotto dei due o tre pannolini, insomma, da averli lì già pronti. E guardate che carina, anche come confezione da regalare, secondo me è super wow. E dentro ha la spugna, diciamo naturale, poi ha la spazzolina morbida, il pettinino, la forbicina e il pesciolino che prende la temperatura per l'acqua quando si fanno i primi bagnetti. Tra l'altro io ho voluto per forza il set chicco perché con Federico ce l'ha uguale ma azzurra. Questa è questa principalmente, e le forbicine, e ci siamo trovati da Dio, quindi non ho voluto rischiare con altri marchi, ho voluto quello chicco, quindi ho approfittato del Black Friday. Quindi questo è l'ordine che ho fatto da chicco. Aspettavo giusto di mostrarvi il pacco per poi cestinare la scatola e sistemare poi tutto nel fasciatoio. E poi ho ordinato il calendario dell'avvento di Make Up Revolution. Ho ordinato anche un altro, guardate che carino, c'era questo bigliettino nel pacco con il mio nome, che mi ha lasciato abbastanza sorpresa quando ho visto il mio nome stampato. Ho detto wow, carinissimo, e semplicemente la ricevuta praticamente. Appena l'ho aperto ho detto oh che carini, mi hanno regalato una penna invece, e l'eyeliner che ho ordinato io. Questo me l'hanno regalato con l'ordine, devo ancora capire cos'è in realtà, perché dovrebbe essere un contouring per labbra, però ho letto Unicorn Dream, mi ha ispirato tantissimo, magari lo apriamo insieme dopo. Poi eyeliner, che già la confezione a me piace tantissimissimo, super preziosissima, davvero carino, l'ho pagato abbastanza poco, mi pare su 5,99. Proveremo anche questo. E poi ho preso il, vabbè, lo apro dopo perché con una mano, il calendario dell'avvento tutto lip, perché io ragazzi ombretti sono piena da finire, quindi era inutile prendere altre cose, e invece i rossetti sono messa malissimo, e quindi vado per il lip advent calendar, quindi lo proviamo poi insieme, anzi dopo apriamo la prima casellina. Allora, volevo già iniziare con le pulizie, però aspetto un momento perché sono le 11:19 e alle 11:40 devo dare l'antibiotico a Fede, quindi mi prendo questi 10 minuti per aprire insieme a voi. Apro il pacchetto, sto facendo il video, per aprire insieme a voi queste cosine che ho ordinato. Guardi anche tu. Eh? Devo anche ammazzare questo. Sta giocando a Super Mario. No? No? Pokemon. Cosa? Ah, Pokémon. Scusa. Sto cercando di ammazzare questo. Ah! L'ho fatto. Ha ucciso un Pokémon. Tra l'altro, però se sei di qua chiudi la finestra, perché sì, l'avevo aperta per cambiare un po' l'aria. Non toccare? No, no. Allora, qui c'è l'eyeliner, guardate che bello, a me piace un sacco. Ok, è un po' complicato da aprire. Ma anche qua dentro ci sono dei trucchi. Sì. Adesso... Ah, è piccolissimo. Super brillante. Allora, pensavo si svitasse, invece basta semplicemente tirare e sono super soddisfatta perché... Facciamo un tratto di prova. Wow, super black. Super super black, questo è promosso per il momento, poi vedremo anche quanto resiste sugli occhi, magari uno di questi giorni vi carico un mi preparo, oppure ci prepariamo insieme durante un vlog e proviamo sia il contenuto del calendario dell'avvento, sia magari questo, e magari proviamo questo, non ho ancora capito cosa sia, adesso lo apriamo. Comunque a primo impatto mi piace tantissimo, super super nero. Poi invece questo qui, vediamo che cos'è, se riesco ad aprirlo al primo colpo, perché non ho forbici, non ho preso nulla. Ecco, ho spaccato la scatola. E il mio, cioè io proprio aprire le scatole, sentite, io
Rompo tutto, tanto. No, amore, grazie. Tanto alla fine lo metterò nell'astuccetto. Allora, wow! No, vabbè. Bellissimo. Allora, la confezione è questa, se vi piace. Non è una collaborazione. Anzi, ho mai pagato tutto, ma questo me l'hanno regalato. È un retro looks. No, però solo a vederlo, ragazzi, mi piace un sacco. Cioè, non pensavo fosse così bello. Io ho scelto questo qua unicorno. Allora, praticamente c'è la matita. Guardate il colore, per quello è unicorn, perché ha dei colori proprio unicornosi, come le mie ciabatte. E, allora, apriamo. Com'è? Il colore, a vederlo, è bellissimo, molto chiaro, è un po' troppo da bimba, forse. Non lo so, poi lo provo. Comunque questo sarebbe... Senti che tossina, senti. Mamma, non ti va più via. Non ce la fa più. Tra aerosol, medicine, continua ad averla. E miele. Allora, questo è il, diciamo, il contorno labbra, praticamente. E questo qui è, credo, un lip gloss. Proviamo. Sì, è molto leggero, ma va benissimo per quello che utilizzo io adesso, che non uso colori forti, eh. Però vedete la confezione. È un lucida labbra molto glitterato con questa matita contorno labbra sul lilla, magari una cosa delicata. Io sinceramente forse non è un contorno labbra, perché qua lo fa vedere un po' come rossetto. Secondo me andrebbe messa una base di questo, che adesso non si vedrà più. Ormai. Sì, un po' si vede. Brillante. Anche se ho già messo. Tipo brillante. È perché non ho nulla da togliere l'altro, era giusto per farvi vedere. Tipo brillante. Sì, l'effetto è poi più o meno questo, il violetto con i glitter un po' unicorno. Va bene. Ovviamente prima questo e poi questo, non come ho fatto io, però. Carinissimo, mi piace tanto, tanto, tanto. Ho rotto tutta la scatola, però... Lo metterò poi nel mio astuccetto. Allora, apriamo questo qui. Vediamo un attimo se è incollato o meno. Sì, ovviamente. Allora, apriamo qua. Amore, vai a spegnerla la TV di là, che non la stai guardando. Ho tolto solo la pellicola, la confezione è bellissima, l'avevo già vista in foto, super luccicante. E poi all'interno è così, è gigante, veramente non ci sto neanche più allo schermo, aiuta! Bellissimo, bellissimo, non l'ho mai preso in vita mia un calendario dell'avvento di make-up, però... Quest'anno, visto che sono appunto in dolce attesa e non voglio riempirmi di cioccolatini, ho valutato questa opzione alternativa, anche perché ero veramente senza rossetti, quindi per andare a comprarli apposta ho detto mi prendo un bel calendario dell'avvento con i rossetti e cose analoghe, e almeno ne ho poi una bella scorta. Allora, cambio inquadratura così apriamo insieme la prima casellina. Allora, la casellina... numero 1, eccola qui, è crollato tutto. Apriamo piano piano. Aiuto, no, si è piegata. È il calendario. Sì, vediamo un po' cosa c'è. Un rossettino che non riesco a prendere. Richiudiamo, guardatelo qua. Ma è bellissimo il packaging, carinissimo. Un rosso che non metterò mai praticamente, perché ho un, tra l'altro hanno tra virgolette un po' imitato la forma del rossetto MAC, se avete notato, un po' fatto così arrotondato sopra. Però la Makeup Revolution ha questa particolarità che sotto mette il colore reale del rossetto, quindi è molto carino, molto utile per riconoscerli, soprattutto non doverli aprire. Allora,
aspetta che mi appoggio, bellissimo. Questo è il rossetto del primo di dicembre, belli belli belli, mi piacciono un sacco. E poi un bel rosso, magari lo posso mettere per Natale. Bello bello bello, ti piace Fede? Yeah. L'aprire? E la casellina numero 1 l'abbiamo aperta. Se a qualcuno di voi piacesse il colore, adesso con una mano sola non so se riesco a farlo swatch, dopo ve lo faccio sulla mano, mi appoggio da qualche parte. Comunque il rossetto si chiama Nostalgia, quindi non vedo numeri, non vedo altro se non il nome, quindi hanno proprio dei nomi, e in questo caso è Nostalgia, molto carino, mi piace. Volevo farvi lo swatch. Bello, mi piace, mi piace. Allora, ho fatto un po'. Una swatch un po' gigante, comunque la colorazione è questa qua. Molto bella, mi piace. Mi vedrete super buia. Comunque devo dire che non è male sto effetto unicorno, anche se l'ho messo al contrario, però magari dopo levo questo e lo provo al contrario. Non è male, cioè, perché sono i miei colori preferiti. Sì, non sto guardando voi, sto guardando l'anteprima per vedere il risultato. Comunque è arrivata l'ora dell'antibiotico. Non vi dico le prime volte, povero Fede, non gli piaceva proprio. Il profumo è buonissimo, ma il gusto non più di tanto. Però ora si è abituato, lo beve subito. Prima invece andava poco per volta e ci metteva 10 minuti almeno. Ok, io con tanto di swatch qua, guardate che carino, però non è proprio un rosso come quello che ho della MAC, il Ruby V. È tendente più al fucsia, non è proprio quel rosso. Allora, in dotazione c'è la siringa e qua bisogna guardare i chili. È molto comodo, devo dire la verità. E aspettate che non vorrei sbagliare. Ok, e poi si può dare o tramite la siringa, io glielo metto nel bicchierino perché lui così se lo beve da solo con calma, insomma, senza pressioni varie. Ok, Fede, vieni. Quanti vizi. Allora, mettiamo in frigo e andiamo a portare la medicina al principino. Tieni, principino, amore mio, mi raccomando, bevilo tutto. Non è che tanto buono, però. Gliel'ho detto che non ti piace tanto, però sei bravissimo che lo bevi tutto subito, dai. Bravissimo. Mi fa certe facce che mi fa volare. Però l'ha bevuto tutto. Va bene. No, grazie, non posso assaggiarlo, non sono mica malata io. Niente, ora vado a finire di sistemare casa. Guardate cosa mi è arrivato l'altro giorno, il volantino natalizio di Mondo Convenienza con tanto di nevischio, carino, un sacco di cose convenienti, cioè costano poco, ovviamente non valgono tantissimissimissimo i prodotti, però dipende anche cosa si acquista, secondo me. Detto ciò, oggi vengono i miei a trovarci, credo. Quindi, come al solito, pulizie time. In realtà non devo fare granché, mi manca fare la camera di Fede, il bagno e poi il resto è già tutto fatto. Devo sistemare le stoviglie che ho lavato i piatti ieri sera. Per il resto ci siamo abbastanza. Per pranzo la vellutata di verdura che ho fatto ieri sera. E a Fede piace un sacco, quindi gli fa bene. Poi tanto oggi verranno i miei, magari portano sempre un pezzettino di pizza, quindi lo tengo leggero per pranzo. Sono arrivati i miei e sono fuori dalla porta. Ho messo il rossetto effetto unicorno giusto, quindi l'effetto è questo. Bene, i miei sono andati via. Riccardo sta facendo un elmetto, come si chiama? Elmo. Nell'era medievale quella cosa lì? Elmo. Ah, boh, c'ero quasi. Elmo, con la confezione del pandoro che abbiamo aperto.
E vi do un'enorme e stupenda notizia. Mia mamma mi ha regalato delle mutande. Non sono così, sono i mutandoni per noi appanzate. Sta... quindi due paia. Sta funzionando molto nere. Il piano di Ricky. Sì, adesso riesce. Due bianche e una nera. Quindi grazie mamma. E poi hanno preso un po' di cosine di questa azienda qua di cui vi ho parlato nell'ultimo vlog. Vabbè, i profumi sono qualcosa di super buono, li ho fatto sentire il mio, quindi anche loro hanno visto che sono super buoni. E ne hanno presi due, uno mia nonna e poi e uno mia mamma. E poi hanno preso la crema all'artiglio del diavolo, perché mia nonna l'altra volta ha provato quella che aveva acquistato mio papà e gli è andato via il dolore, perché sono quelle, mi sembra, per i reumatismi, queste cose qua, quindi ha detto su, lo voglio anch'io. E scusate, non me lo posso filmare, ma c'è Federico con un elmo a forma di pandoro, quindi vabbè, potrete immaginare. È il nostro pandorino. È il nostro pandorino combattente. Se vuoi li puoi filmare. E niente, qua c'è Nala che come sempre ci guarda supplicante. E niente, quindi adesso sistemo un attimino queste cosine, metto a lavare le mie nuovissime mutande e sistemo. Allora, abbiamo giocato a questo gioco qua che avevamo trovato nell'uovo di Pasqua l'anno scorso, è davvero carino. Questi sì che sono regali delle uova di Pasqua, utili, cioè più che utili, divertenti, almeno che non siano il classico pupazzetto portachiavi, ma sono dei giochi da tavola del Trivial Pursuit e noi abbiamo sia cinema che... boh, niente, mi è volato sul tappeto. Comunque quello della musica, che sarebbe questo qua, lo faccio la carta e mi è volato via. E niente, stasera Fede pizza! Stasera abbiamo ordinato la pizza perché ha aperto un nuovo posto qua vicino casa che si chiama Domino's. Mi piace da morire quel marchio di pizza, per me è la più buona in assoluta. E niente, ne ho presa una un po' leggera, ma tanto ce la scambiamo i ricchi. E dopo vi mostro questo, vi mostro come la pizza e poi monterò il video stasera, perché ve lo devo caricare entro stasera, ve l'ho promesso. Sono venuta a sdraiarmi un pochettino, vi volevo far vedere come l'applicazione di Domino's, se ce l'avete nella vostra città. Noi non so se perché è una nuova apertura o meno, però c'è il 50% di sconto, vedete, quindi abbiamo pagato praticamente la metà, quindi veramente poco, su tutte le pizze, la consegna completamente gratuita, quindi l'abbiamo presa esclusivamente per questo motivo. E cosa volevo dirvi? Non mi ricordo più. No, vi volevo far vedere, aspettate che qua non riesco a sbloccare più, ok, il telefono, guardate, aspettate, non mi ricordo più dove si va, ok, guardate che carino il tracker. Adesso non c'è più, prima c'era il forno. E vi fa vedere tutti i passaggi, loro hanno mezz'ora per consegnarla, quindi è anche un ordine super, super fast. E è carinissimo. E fanno un ultimo check prima di tagliare la pizza, inserirla sul cartone e la controllano. E poi quando arriva qui vedete il motorino che la porta, insomma, veramente simpatico. Comunque quando arrivano ve le faccio vedere le pizze. Pizze arrivate! Sì, ne vedete due perché Federico tutte le volte che ordiniamo una pizza ne mangia così. E quindi, visto che io non riesco a mangiarla tutta, gli do due o tre fette della mia ed è strapieno. E vi faccio vedere. Già la scatola mi piace un sacco. Ah, questa è la mia, super leggera, abbastanza leggera, insomma, dai. È una... mi sfugge, amore, aiutami. Quattro stagioni. E poi quella di Ricky, che è super bomba. È una cheeseburger. Un cheeseburger, sì. Questa è una bomba. È veramente una bomba. Vabbè, non me lo so neanche a dire. Buon appetito, noi vi salutiamo. E ci vediamo domani con un nuovo vlog. Ciao!